Ciao a tutti. Allora, oggi metteremo a confronto due grandi Vova, il Clyde di casa Fulton e il Picture UA di casa LMC. Entrambi i pedali sono costruiti negli Stati Uniti e ricalcano il celebre Clyde McCoy di fine anni 60 di casa Vox, pedale reso celebre tra l'altro da personaggi quali Jimi Hendrix ed Eric Clapton, come tutti sappiamo. Utilizzerò una Strato 1968 riedizione equipaggiata con Texas Special e una testata Sound City 50 Plus su una cassa 2x12 Marshall semi open back con dei Weber da 30 watt, con i Weber da 30 watt. Iniziamo dal Clyde e valutiamo le peculiarità e allo stesso tempo le differenze tra i due pedali, differenze sia a livello di escursione sia a livello vocale. Quindi iniziamo da un suono pulito. Analizziamo una ritmica fancheggiante. Vediamo come si comportano su un celebre riff. Proviamo qualche lick. Come abbiamo osservato, i due wah suonano entrambi alla grande. Le differenze peculiari sono nella estensione e nella gamma delle basse che poi alla fine vanno a dare. Il Clyde ha una sonorità che definirei più secca. Quando lo si attiva, ha il classico comportamento di un vecchio, tra virgolette, Vox anni 60, quindi scarico di basse. Mentre il Picture non fa sentire questa mancanza, pur
avendo secondo me la pecca di non aprire altrettanto bene come il Clyde. Quando dico aprire, naturalmente capiamo bene che sto parlando della gamma di acuti che alla fine l'UA va a restituire. Il Clyde riesce ad essere più penetrante, quindi ha delle acute più decise e più taglienti, mentre il Pixel UA rimane sempre più medioso e tende a restituire meglio i medi e i bassi. Pur a mio avviso restando quello dal sapore forse più retro, più vintage. Tutto qui, poi alla fine è una questione di scelta personale. Sicuramente siamo davanti a due pedali di grande livello e qualsiasi scelta possiate fare sicuramente non sbaglierete. Quindi tutto qui, insomma, vi ringrazio dell'ascolto e alla prossima.